Ciao raghi, sono Etherion e vi do il benvenuto in questo nuovo video della rubrica sulle armi in Carnon. Oggi andremo a parlare del Boar Prime in Carnon, che io ho amorevolmente rinominato Cinghiale Prime, unicamente perché Boar vuol dire cinghiale, ok? Quindi, vedrete in basso a destra cinghiale, ma è il Boar, ok? È proprio il Boar Prime. Anche vi do un piccolissimo annuncio, visto che siamo comunque a metà agosto, nel momento in cui registro questo video, sappiate comunque che fino alla fine di agosto, inizio di settembre, usciranno ben pochi video. L'avete già notato, ne stanno uscendo tipo due settimane, giusto per non lasciarvi senza niente, però agosto è tipo il mese in cui si fanno meno visual, la gente vede meno YouTube possibile, immaginabile, quindi vedrete meno video. Perché non è carino, cioè io mi sbatto come tutti gli altri creator per realizzare cose carucce e poi non vengono visti. Giustamente perché siete al mare, siete in montagna, siete in vacanza, siete in giro, siete in ferie e quindi vi farò un pochino meno video, giusto per non lasciare il canale vuoto. Detto questo, Boar Prime, questi qui sono i buff che ho preso. In forma in Carnon spara 3 raggi che si collegano a catena con i nemici e fanno danno allucinante, diventa un'arma a raggio. Con oltre 450 di armatura si ottiene attraversamento, questo chiaramente vale unicamente nella forma non in Carnon, perché la forma in Carnon diventa un raggio che si concatena, quindi gli interessa ben poco l'attraversamento. Alla ricarica con caricatore vuoto, velocità di ricarica 100%, abbiamo attualmente 2.1 secondi, scusatemi. Quindi diventerebbe un secondo e qualcosa. E infine, probabilità critico del 20% in più e moltiplicatore danno critico 0.5 in più. Questa è la build che vado a proporvi. Vi faccio vedere l'arma anche col 20% in più, comunque arriva al 35% di probabilità critico. Era veramente, veramente bassino. Essendo uno shotgun, fucile a pompa di base, parte da tantissimo di sparo multiplo, è veramente veramente un botto, e arriva a 16.8, che purtroppo si perde nella forma in Carnon, quasi lo preferirei nella forma non in Carnon, unicamente perché, cavolo, lo shotgun vuole lo sparo multiplo, un vero peccato. Promozione Riven bella alta anche qui, perché giustamente è un'arma che non usava nessuno. E poi la build è abbastanza tranquilla, Galvanized Hell, Ravage, critico, il Savare, perché sia azione automatica comunque che azione continua, fanno funzionare abbastanza bene il Savare. Stessa cosa per l'Hunter Munition, non facendo taglio nella forma in Carnon, ok, andrà a fare fuoco, punto, noi poi aggiungiamo il virale, d'accordo. Ho provato a farlo anche ghiaccio per quel giochino bellino del Primary Frostbite, ma non mi aggradava, vabbè. Non faceva i danni che volevo, purtroppo, e quindi rip. C'è anche lo Shotgun Barrage, perché perdiamo comunque un po' di cadenza di tiro con il Critical Deceleration, e le armi ad azione continua, se perdono cadenza di tiro, un pochino ne risentono, ok? Fate meno danni, fate meno tick di danno. Vi faccio vedere come work contro i nemici. Avete già visto inizio video, ovviamente, come workava contro i nemici 120 di tipologia IV Gunner, e li abbiamo adesso IV Gunner, sì, Steelpath, e li abbiamo adesso qui davanti. Bastano pochissimi headshots e fatti bene per poter, a parte che il taglio è devastante grazie all'Hunter Munition, cioè vi ricordo che comunque sono il livello Steelpath, ok, ma loro lui se ne frega il cavolo e quindi li shotta comunque. Guardate che meraviglia. Qualsiasi preferisco veramente unicamente la versione non in Carnon, unicamente per la quantità di taglio devastante che fa. Il mio Inaros ha ben più di 400 di armatura, quindi abbiamo 4 di attraversamento. 4 di attraversamento vuol dire che facciamo un po' il cavolo che vogliamo.
Mi raccomando, ricaricate sempre con questa build con il caricatore vuoto per non metterci 2 secondi e 1. Ok. Caricando col caricatore vuoto, carichiamo in un secondo. All'incirca. Ci ho messo di più o sbaglio? Vabbè, non lo so. Quella era un caricatore vuoto. Vabbè, non importa. Proviamo adesso la forma in Carnon. Si attiva chiaramente come al solito, cliccando il tasto centrale del mouse in questo caso, e spareremo questi raggi. I nemici non dovrebbero morire subito, quindi comunque possiamo goderci lo spettacolo. Vedete? Purtroppo, vabbè, ci pensa poi il taglio, non è soddisfacente secondo me come la forma normale, per proprio la quantità di... Sì, sono i raggi, vedete, 3 raggetti. Per la quantità di multishot che perdiamo, giustamente, perché non è più un'arma d'azione normale, automatica, ma diventa un'arma d'azione continua, che ha i suoi pregi. Avete visto la quantità di tick, di danno che fa? È velocissima, grazie anche alla nostra cadenza di tiro, però non siamo riusciti a shottare tutta quanta la mappa con un caricatore. A 150 colpi di caricatore non dobbiamo per forza shottare tutta quanta la mappa con un caricatore, non è questo che devono fare per forza tutte le armi in Carnon, però un pochino me, va bene? Preferisco, grazie appunto anche alla capacità del di avere 4 di attraversamento, preferisco la versione non in Carnon in questo caso, ma perché gli shotgun sono sempre belli, ok? Qua 1, 2, 3, 4, 5 facciamo. 1, 2, 3, 4, 5. È ovvio che normalmente nelle mappe non è che ci mettiamo lì ad aspettare che il taglio shotti i nemici, ok? Di solito continuiamo a sparare, però giusto per farvi capire le potenzialità di quest'arma. Come si ottiene il Boar Prime? Il Boar Prime è stato rilasciato insieme a Mag Prime e alla Dacra Prime, una delle mie mele preferite, tra l'altro la Dacra, per cui starà nelle Relic insieme a Mag e a Rhino. Quindi sei un pochettino... Allora, e sia nelle Relic con Mag e Rhino, tipo la Neo B8, la... l'item M2 era la meso, no, la meso M1 per dire, ma è anche insieme a Mag e Trinity. È tutto quanto voltato comunque, tutto quanto, quindi attualmente il Boar Prime, ahimè, non è ottenibile in questo momento, devo aspettare che esca. E ahimè è così. Però raga, nello stesso pacchetto insieme a Mag, c'è anche con Mag e Nova, da quello che sto vedendo qua, c'è anche il Soma Prime tra le armi ottenibili in questi pacchetti qua, e c'è anche il Braton. Sono comunque 2 armi in Carnon. Il Braton ha già fatto il video, c'è anche la Vasto insieme a Trini, un pezzo della Vasto, e quindi ne vale la pena comunque quando potete ottenerle, perché potete avere anche altre 2-3 armi in Carnon. Non è malaccio, ok? La versione invece in Carnon costa 20 Pathos Clamp, e quelli vabbè sono normalissimi ormai, 60 Rune Marrow, quelle che si fanno nell'Undercroft per intenderci nel circuito, e 60 Tasoma, gli estratti di Tasoma, ok? E poi, boh, si va dal buon cavaliero e si potenzia. Tutto qua. Adesso, gli ultimi istanti del video, come al solito, andiamo da cavaliere e faccio vedere gli altri bonus che non ho preso. Fatemi sapere nei commenti cosa vi piace, se vi piace, ovviamente, il Boar Prime. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao draghi, ciao draghi, ciao draghi.